Back a little bit, yeah. Thank you. Okay, gents, sorry, we're just going to move to the t-shirt office now. Yep, sorry, just... Okay. Gents, can you just go straight ahead in? Okay, cameras, thank you very much indeed. Thank you. Just one. Ladies and gentlemen. Okay, you're very welcome. Obviously, I'm delighted to welcome Prime Minister Enrico Letta here to Ireland. This is not our first engagement or our first meeting. I have to say it was an opportunity to discuss a number of bigger picture issues about Europe. We have a very good working relationship since I first met the Prime Minister, and Ireland and Italy obviously are starting out on a new journey here in terms of the strategic partnership that we put in place, where we will go to Italy and Italy will come to Ireland. Discuss the... I think you have to help the translator. Oh, Cumuleschi, sorry. I forgot. Sono molto lieto di dare il benvenuto al primo ministro Letta. Abbiamo avuto modo di discutere di diversi punti oggi. Finalmente abbiamo avuto un po' di tempo di farlo insieme. Ci avviamo adesso ad un nuovo percorso con questo accordo speciale, un impegno strategico tra i nostri due paesi. Quindi ci incontreremo di nuovo spesso. Io andrò in Italia, lui verrà qui da me. Okay. I was in Rome in June and I'm very happy that Prime Minister came here. We discussed the tragedy of Lampedusa and the drownings of so many people in recent times. Nobody was unmoved by these deaths, and Ireland, for its part, will contribute to the response of the European Union and in particular the challenge that Italy has faced arising from these deaths. Sono stato a Roma a giugno, adesso sono molto lieto di questa visita che il primo ministro Letta fa in Irlanda. Abbiamo parlato naturalmente della tragedia di Lampedusa che ci ha toccato tutti, il popolo irlandese è stato molto toccato da questo evento che è stata una tragedia umana. Noi contribuiremo e spingeremo per le misure che ci aiuteranno ad affrontare questa situazione. We discussed a number of important issues: banking union, youth employment, strategic issues of importance to Ireland and Italy insofar as the EU is concerned, and the question of growth and particularly the relevance of that to small and medium enterprises. Abbiamo parlato di diversi punti, l'unione bancaria prima di tutto, la disoccupazione giovanile, i punti strategici più importanti all'interno dell'Unione Europea per l'Italia e per l'Irlanda, e abbiamo parlato anche di crescita, un argomento che ci tocca tutti da vicino. We made the point that we want to see banking union completed. Very important that the European Council is seen to follow through on the decisions that it makes. Vogliamo che sia completata l'unione bancaria ed è molto importante che il Consiglio europeo dia seguito agli impegni presi.
we discussed the question of Ireland's exit from the Troika bailout programme, which will end on the 15th of December. And I advised the Prime Minister of the fact that Ireland is taking information and advice and that Ireland will make its own decision before that date. Abbiamo parlato dell'uscita d'Irlanda dal programma di aiuti, ne abbiamo discusso con la Troika e ho risposto, ho segnalato al Primo Ministro che usciremo dal programma il 15 dicembre come previsto, ci stiamo ancora informando su quelle che saranno le esatte misure che prenderemo in tale occasione. We discussed the question of youth unemployment, the importance of this to both countries and the fact that when Italy assumes the presidency, both youth employment and growth will be key factors. This is our fourth occasion to discuss this. I will lead on this in the digital area at the discussions in Paris next Tuesday, where we'll have the opportunity to meet again with the Prime Minister. Abbiamo parlato di disoccupazione giovanile, un problema per entrambi i nostri paesi. È stato un argomento che ci tocca molto da vicino. Abbiamo parlato anche del modo di andare avanti e questa sarà la quarta volta a Parigi che ci incontriamo e parleremo di questo argomento quando ci riuniremo in termini di discussione dell'area digitale. We look forward to a very strong Italian presidency in the second half of 2014. Prime Minister Letta, as a new Prime Minister, has made remarkable strides in very difficult circumstances and we look forward to working with Italy, a founding member of the European Union, on the run-up to and during that presidency. We've invited the Prime Minister to send some of his personnel to engage with us here on the lessons that we have learned in how to run an effective presidency. Ci aspettiamo molto dalla presidenza italiana che avverrà nella seconda metà del 2014. Sappiamo benissimo quanto ci impegna, quanto ci ha impegnato noi in Irlanda che siamo appena usciti dalla nostra presidenza. Abbiamo invitato il presidente Letta a mandare qui parte del suo personale perché, a cui possiamo dare delle indicazioni e un'utile collaborazione. Finally, two things. We have agreed now to work in a more structured, strategic, bilateral engagement on an annual basis. And the Prime Minister invited Ireland to participate in the Expo 2015 in Milan, and I want to confirm that Ireland will actively accept that invitation and participate with a great deal of excitement for as we prepare for what will be a wonderful showcase for Italy, for all the countries of the Union, and we look forward to participating in that. Ancora due punti da sottolineare. Inizia oggi un nuovo rapporto strategico tra l'Italia e l'Irlanda. Ci saranno visite molto intense, scambi molto intensi sui punti che ci stanno a cuore. Secondo punto è che il Primo Ministro Letta ci ha invitato a partecipare all'Expo di Milano del 2015 e l'Irlanda parteciperà senz'altro, si farà promotrice di questo evento, ci sarà una splendida collaborazione. Grazie innanzitutto per questa ultima notizia. È per me una soddisfazione molto importante perché la partecipazione dell'Irlanda a Expo 2015 è per noi il viatico finale a questo punto dopo la decisione della Gran Bretagna e quella degli Stati Uniti per far sì effettivamente che Expo 2015 sia quel successo per il quale noi stiamo lavorando. Quindi grazie per questa decisione, sono molto contento di essere venuto qui e di aver ottenuto questo risultato così importante per l'Italia. Oggi è un importante passo in avanti perché a questo punto le condizioni perché Expo 2015 sia un grande successo ci sono tutte. Thank you very much specifically for this last news we have announced. The Expo in Milan is a very important opportunity for us and we are delighted to have the support for Ireland. It was the last piece that was missing after we got Great Britain and the United States to support us and to ensure their presence there. The fact that Ireland will be with us is really great news. It's the boost, the last boost we needed. We make sure that it will be a great event. Grazie soprattutto di questa accoglienza. Abbiamo discusso di questioni molto importanti, il Taoiseach ne ha appena parlato. Voglio sottolineare soprattutto il fatto che noi vogliamo prendere esempio dalla presidenza irlandese. La presidenza irlandese è stata una presidenza di successo il semestre scorso e quindi siamo qui e abbiamo cominciato questo lavoro di cooperazione in vista della nostra presidenza l'anno prossimo. I would like to thank you, the teacher, for the welcome I received here. It's been a great visit. We had the chance to speak about a lot of topics that are relevant to us.
I also want to stress the point that our presidency will take inspiration from the Irish presidency, a presidency of great success. We have seen it. We will welcome their help and collaboration. E in particolare la nostra presidenza sarà basata sulla parola d'ordine crescita. La nostra sarà la prima presidenza della prossima legislatura europea che comincia nel 2014. Dopo una legislatura tutta basata sull'austerità, noi vogliamo che inizi con la presidenza italiana una legislatura basata sulla crescita, motivo per il quale le discussioni comune, per esempio sul tema della lotta alla disoccupazione giovanile e l'impegno da parte nostra di rafforzare quello che già la presidenza irlandese ha ottenuto nel vertice di giugno, è stato uno dei punti di discussione oggi e rappresenta sicuramente uno degli obiettivi principali della nostra presidenza. Our presidency will be held in the name of growth. It will be the first presidency of the new legislature after the European elections. We have had many, many years of austerity, of cuts. We want now to promote growth at all costs. We know exactly how painful it has been for the youth of Europe, the situation of unemployment. We know that the Irish presidency has already reached a great success on this point. We will continue on this work and we will promote growth first and foremost. E voglio anche ringraziare il Taoiseach per le parole che ha detto sul tema di Lampedusa e delle migrazioni. Il suo appoggio all'ultimo Consiglio europeo è stato molto importante per ottenere la possibilità che l'Unione europea affronti nel prossimo Consiglio di dicembre la necessità di un cambio di passo sul tema delle migrazioni. Ho raccontato al Taoiseach come in queste 4 settimane di iniziativa militare umanitaria Mare Nostrum, svolta dall'Italia, l'Italia ha salvato 1.800 persone, di queste 900 persone erano in pericolo di vita. Avremmo avuto altri 900 morti come li abbiamo avuti più di 350 a Lampedusa. Non si può continuare con una situazione come questa, l'Italia sta facendo la sua parte, ma non è sufficiente. I also want to thank the Taoiseach for what he said about Lampedusa, the tragedy we lived in Lampedusa. The help of Ireland has been instrumental in promoting new measures in Europe and we want them to be applied as soon as possible. I want to also to remind that in the 4 weeks that we have implemented the new program Mare Nostrum for helping the refugees, we saved 1,800 people, 900 of which were at serious risk of life. So if we had not started this new intervention program, we would have lost 900 more lives on top of the over 350 that we lost. And ago. I would also congratulate the Taoiseach for the important success and important result in the bailout activity. I think the 16th of December will be a new era here in Dublin, and it will be very important also to demonstrate that a country like Ireland is able to reach this kind of result thanks to your leadership and the leadership of your government. And I would say also Italy will support you and your decisions after the 15th of December, because we trust in your activity, in your government's decision, and we think that is very important to demonstrate that this European process is a successful one. Voglio anche congratularmi con il Taoiseach per il grande successo che ci sarà dall'uscita dal programma di aiuti europei. Il 16 dicembre comincerà una nuova era per l'Irlanda. Mi congratulo soprattutto per il modo in cui questo risultato è stato ottenuto grazie alle abilità del Taoiseach e del suo governo. L'Italia appoggerà tutte le misure che l'Irlanda vorrà prendere e di cui avrà bisogno per portare avanti questo nuovo programma economico. Ladies and gentlemen, we have time for 4 questions. I'm going to start with Sinead Hussey from RTE. Abbiamo tempo per 4 domande. Cominciamo con RTE, Sinead Hussey. You discussed the end of the bailout with the Prime Minister. What is the Italian view on whether we should take this precautionary line of credit? The Italian view is very clear. This is a decision for the Irish people and the Irish government, and I'm very happy to hear Prime Minister Letta say that Italy will support Ireland in whatever decision Ireland takes. As you're aware, Minister of Finance has already clarified this on a number of occasions. We are taking all of the advice and the information that we can. Obviously, we have to make the decision ourselves before December 15th. Italy is a country with which we work very closely together,
and I'm happy to hear Prime Minister Letta's support, irrespective of the decision that Ireland makes as we exit the programme on December 15th. La domanda riguarda l'uscita dall'Irlanda dal programma di aiuti e in particolare che cosa ne pensa il primo ministro italiano. La risposta è stata che il primo ministro italiano ha già dichiarato chiaramente che sosterrà l'Irlanda qualunque sia la decisione presa ed è una decisione che spetta all'Irlanda. Per cui sono molto grato al primo ministro per aver espresso molto chiaramente questa posizione. Qualsiasi sarà la decisione dell'Irlanda, l'Italia l'appoggerà. Giovanni Lamberti from Argi. Giovanni. Sì, Presidente, volevo sapere come giudica l'intervento della BCE sul costo del denaro, gli inviti dell'Unione Europea affinché l'Italia faccia di più su debito e riforme e proprio per questo ultimo aspetto un chiarimento sull'IMU, si pagherà la seconda rata e infine se è già stata fissata la data di incontro con il PDL per discutere di legge di stabilità. Grazie. The question is about the fact that the ECB today cut the cost of money. What is the reaction of the Prime Minister and in terms of Italian internal policy, the European banking expects Italy to do more for repaying debt, and what is the situation of the tax on property that was implemented by the previous government? Mi limito a commentare sulla vicenda ovviamente europea, nel senso che poi le altre cose ce le vediamo a casa. È una grande notizia quella di oggi, perché è la dimostrazione che la Banca Centrale Europea ha a cuore le sorti della crescita e della competitività dell'Europa. È una scelta importante e positiva, perché è una scelta che è mirata innanzitutto a contrastare il rafforzamento abnorme dell'euro, e il rafforzamento abnorme dell'euro rispetto al dollaro è stata una delle cause delle difficoltà di questi ultimi mesi. Quindi questa notizia è veramente da salutare come una grande notizia, consentirà un riequilibrio del rapporto tra euro e dollaro e consentirà ovviamente di continuare sulla strada degli investimenti e della crescita. Quindi io la prendo come un ulteriore stimolo ad andare avanti sulla strada che abbiamo intrapreso, che è la strada di riforme basate sulla saggezza, basate sulla necessità di arrivare ai risultati giusti e soprattutto di puntare all'uscita dalla crisi passo dopo passo, così come con la legge di stabilità stiamo facendo. Questa notizia mi e ci incoraggia molto ad andare nella direzione che abbiamo intrapreso con la legge di stabilità. I'll just comment on the European dimension, because the domestic things we'll deal with in a separate place. This is great, great news on the behalf of the ECB. It demonstrates that they also think that it's time to stimulate growth, to avoid the overbalance between the dollar and the euro, which has been at the root of the problems that we have been living over the past few years. Really great news, very progressive point of view. It will help us to come out of this crisis step by step, same as other European measures. It will go in the direction that we want to go. Ron Sheen, Irish Independent. The Prime Minister has spoken about this new era that the country will now enter, and the Minister for Finance today said that today is an historic day. What's your view on the significance of today with the end of the final review? And do you feel that this we can kick this on to ensure that we finally get a deal on legacy bank debt? Si è parlato dell'inizio di una nuova era. Perché l'Irlanda uscirà dal programma di aiuti il 16 dicembre, comincerà questa nuova era. Qual è la posizione del Taoiseach e come pensa che si potrà manovrare per uscire bene da questa struttura? Well, I suppose the fact that this has been the final visit of the Troika in a formal sense speaks for itself. This country has measured up in all respects to all of the conditions that were laid down. Credit for that goes to the people. That means that as we move towards the exit date of the 15th of December, we want to exit with a decision that will leave us where we can put the shutters up behind us and not go back to that culture that caused this problem, and send out a message to our own people here at home of clarity and of certainty that we're moving on
to a new place, and that place is back as a rightful member of the Eurozone. And the message to markets and to investors is that Ireland will continue to be and to walk towards an increasingly attractive location for investment, a country that is dealing with its financial problems and getting its people back to work. There are a number of challenges involved in this, obviously. As we make our decision in the next period, we'll do that on the basis of our best analysis of the advice and information given to us. Clearly, it's a critical time for the country. It's a critical time for Europe. I welcome, without any equivocation, the decision of the European Central Bank today. It just means that Europe is now in a better position to grapple with the question of unemployment and the question of growth, which Prime Minister will make a central feature of the Italian presidency and with which we will work very closely with them. So, Fionnán, today is historic in the sense that we've come through a very difficult period. I think people now see the decisions that have been made as part of a process leading to the programme being completed and over, and afterwards with strong and clear government leading to a better place in terms of management of our affairs and opportunities for jobs and work for our people. È sicuramente un momento storico. Oggi c'è stata l'ultima visita ufficiale della Troica e questo ha un significato molto, molto importante per noi. L'Irlanda ha rispettato tutte le condizioni che erano state previste e stabilite, vuole uscire bene da questo programma, vuole evitare il clima di incertezza in cui ci siamo trovati per diversi anni, vuole dare un messaggio forte al proprio popolo per dimostrare che la via d'uscita ormai l'abbiamo presa. Vogliamo anche tornare sui mercati, dimostrare che l'Irlanda è un buon posto in cui investire, che gli investimenti in Irlanda renderanno bene. L'ultima mossa della BCE è stata molto molto importante per noi, la riceviamo con molto interesse, la accogliamo con entusiasmo. Come ha detto il primo ministro Letta, questo ci consentirà di avviarci alla crescita. Si capirà adesso che tutte le misure che noi abbiamo preso passo per passo facevano parte di un processo di cui adesso vediamo la fine. Tutto avrà un senso e dalla fine di questo processo andremo avanti con la crescita. And finally, Marco Galluzzo. Marco Galluzzo del Corriere della Sera. A proposito di crescita e di semestre italiano, qualche giorno fa Romano Prodi, l'ex presidente della Commissione europea, ha fatto un'analisi abbastanza critica della situazione, dicendo che l'Unione europea non ha adottato sino ad oggi nessuna misura reale per la crescita e ha anche suggerito che Francia, Italia e Spagna dovrebbero fare un asse per, insomma, cambiare gli equilibri europei, ha anche dato qualche suggerimento tecnico. Che ne pensa? Lo volevo chiedere al Presidente italiano, eventualmente anche a Kenny, e se può essere un suggerimento utile per il semestre. Grazie. Now, mentioning growth, recently Prodi, former President of the European Union, expressed himself in a very critical manner as to the European policy. He said that Europe has not applied any real policies that could change the European situation and come out of the crisis. He also suggested that France, Italy and Spain could create a separate conglomerate. What do you think of this position in Europe? Sì, io credo che noi dobbiamo entrare dentro la legislatura della crescita a livello europeo. L'Italia e il semestre di presidenza italiano guiderà l'Europa dentro la legislatura della crescita. E per fare questo c'è bisogno che tutti i paesi siano impegnati. Io sono convinto che la cooperazione più stretta che abbiamo deciso oggi con l'Irlanda, un paese che ha guidato l'Unione Europea verso decisioni importanti in materia di crescita e di lotta alla disoccupazione giovanile, è innanzitutto un primo passo avanti importante, così come sono i passi che faremo martedì prossimo quando insieme a François Hollande a Parigi saremo a discutere di disoccupazione giovanile. Italy will guide the European Union towards growth, as I've said. This is a very important step. We welcome the support that Ireland has given us and will give us. We are now forged this new special relationship, a new stricter cooperation, which will see us for the first time together in Tuesday in Paris, when with François Hollande we will be able to discuss all these issues.
Però io sono molto fiducioso nel fatto che il governo tedesco, che uscirà dal negoziato sul contratto di coalizione che stanno facendo CDU e SPD, sarà un governo che sarà con noi sulla strada della legislatura della crescita, perché anche la Germania capisce e capirà che è necessario che l'intera Europa cresca, e se tutto il resto d'Europa va male, tranne la Germania, questo non serve nemmeno alla Germania. Sono convinto che questa considerazione farà parte del cuore delle scelte del contratto di coalizione che in Germania stanno facendo, e l'Italia lavorerà perché questa strada, la strada della crescita, sia il cuore delle prossime politiche europee. Questo è il nostro obiettivo principale, la decisione della BCE di oggi. La decisione annunciata da Mario Draghi oggi è per noi un ottimo viatico verso quella strada, quindi mi spinge ancora di più ad andare verso la strada di un semestre pro crescita e di una leadership italiana esattamente puntata su questi obiettivi. I'm also convinced that Germany will be with us. Germany is on the verge of signing a new coalition treaty that will see a change in their intervention. A strong Germany in a weak Europe is no good to anybody. It's no good to Germany. I'm sure they'll come round to this point of view. I'm sure they will be with us when we guide Europe to growth in the new legislature. Thank you very much, David. Thank you. Front steps, thank you. Front steps.